Buongiorno, scusate l'assenza di trucco, imbarazzante. Ma vengo da una settimana di influenza e dolore muscolare allucinante. Sembrava di partorire da tutte le parti del corpo dal dolore, perché avevo veramente un dolore indescrivibile. Ho iniziato una mattina avendo dolore alla bocca dello stomaco e all'osso dietro del cranio. Anche io ho telefonato a mia cugina, laureanda in medicina, quindi una professionista del settore. Le ho elencato tutte le mie, come si dice, i miei sintomi, cercando una diagnosi della serie: ti prego, dimmi che non sto morendo. E mi ha detto che probabilmente avevo dormito un po' male, un po' storta e avevo della rigidità muscolare, perché altri sintomi non ne avevo. Mi faceva male praticamente l'osso, non tutto, solo uno, questo di qua per l'esattezza, l'osso dietro la testa, e l'arcata muscolare sotto alla gabbia toracica, praticamente all'altezza del diaframma, e mi faceva malissimo. Ogni volta che inspiravo mi faceva male, cioè come se mi si stessero strappando i muscoli praticamente. Al che mia cugina mi ha detto di prendere un antinfiammatorio. Ho preso il Nurofen su suo suggerimento e il dolore alla testa è andato via, è stata una bomba, perché non mi ha più fatto male neanche dopo. Io pensavo addirittura che probabilmente avessi fatto la coda dai capelli troppo stretta e mi si era infiammato il cuoio capelluto, al che quando l'ho detto mi hanno riso tutti in faccia, mia mamma, mia nonna, mia zia, tutti quanti. Però secondo me è una cosa che può succedere, non è proprio una cosa così assurda. Allora niente, ho preso sto Nurofen e sembrava che era rientrata un po' la situazione, no? Se non che all'istanza di qualche ora mi sono usciti tutti i dolori di questo mondo, quindi era passato quello all'osso cranico, ma poi ho iniziato ad avere un dolore fortissimo alle gambe, ai reni, erano tutti dolori muscolari, e alla bocca dello stomaco, perché prima mi sembravano dolori muscolari, proprio tipo dolore diaframma, no? Dopodiché io sentivo proprio dolore alla bocca dello stomaco, come se avessi proprio, non lo so, un anello all'imboccatura dell'esofago, un dolore allucinante. Stavo veramente, veramente male. Sono andata a prendere Nicola a scuola e mi sentivo svenire dal dolore, ve lo giuro, a stare in piedi. Avevo il dolore ovunque, al che mi sono riempita di Nurofen. Ho avuto la febbre per un paio d'ore, probabilmente, a 37 e mezzo e basta. Non ho capito alla fine che cavolo era, perché non era influenza, altrimenti avrei avuto più giorni di febbre più alta, non 37,5. A meno che io l'ho stroncata subito sul nascere perché mi sono bombata di Nurofen, non oltre il dosaggio consentito ovviamente, però mi sono bombata di Nurofen ogni 4 ore, prendevo una pastiglia di Nurofen perché non ce la facevo proprio. E quindi a meno che era influenza, ma io l'ho stroncata subito sul nascere, quindi oltre 37 e mezzo non mi è andata perché ero carica di Nurofen. Comunque mi sono ripresa ieri, diciamo, che è iniziato ad andare meglio ieri, e oggi è la prima mia uscita ufficiale da casa dopo una settimana e dopo 2 giorni di depressione, perché stando a casa, non, lavorare non lavoro più, malata a casa da sola, cioè mi è salito un livello di depressione che erano anni che non lo provavo probabilmente. Cioè, a pensare, sono una fallita, ho 27 anni, 2 figlie e non ho un lavoro. Più passa il tempo e meno mi cercheranno, meno troverò lavoro, rimarrò senza lavoro per tutta la vita, non avrò mai una pensione. Solite paranoie che vengono fuori ogni tanto, no? Quindi io, oh mio Dio, che vita di merda!
Oggi, già che sono uscita, l'umore è peggiorato. La mia situazione lavorativa ed economica no, però il mio umore è migliorato. Cioè, veramente, ogni tanto quando penso a quelle cose, poi mi sono messa a parlare con Ilaria, ovviamente. Mi sono messa a parlare con Ilaria e lì anche lei è partita con, aggiungendo paranoia alla mia paranoia, quindi non è stata molto d'aiuto, diciamo, nel senso che non mi ha sollevato un po' il peso, ma mi ha solo confermato che tutto quello che io penso è vero. Comunque ora vado a prendere Sofia all'asilo. Ciao Francesca, conosco le runa, no, bella, fammi vedere. È il momento di aprire il portale magico. C'era Francesca, no, non c'è più la Eccovi! Francesca. Come mai? Benvenuti sulla Terra! Francesca, se non c'è più. Voglio che sia una giornata Ma allora non c'è più indimenticabile. nessuno. Non No, c'è preoccuparti, Marchesimo. E capellone. dov'è Sarai allora? Arriva accontentata. più tardi. Però Avete già indagare, dell'idea sapete, su cosa anche la fare? mamma della Deborah, sono cosa I miei capelli devono assolutamente provare un shampoo terrestre. Assaggiare la vostra Comunque, miglior torta no, come di la Francesca. Francesca la vita. È mattina vero che andava qui ci lì, sono era degli lì, insetti che non sette mesi esistono, le aveva bavole non due mesi. esistono. E la stava lì fino a Ari, casa, ma cosa ci sono tutti adesso invece questi? lo sapete. Ari, Allora, vedi al mercoledì sei. quando andiamo in Che storia è? Regala a Academy. No, no, Ah, lì c'è il titolo. Aspetta, qua. Aspetta, l'ho appena iniziata. Una giornata sulla Terra. Questa qui è la strega zenzero. Sì. Me la ricordo. I got the eye of the tiger. And you're gonna hear me roar. Ciao amore, tutto bene? Mondo potrà Dall'inizio. e io penso positivo perché sono vivo, perché sono vivo, e penso positivo perché sono vivo, perché sono vivo. E penso positivo perché sono vivo, perché sono vivo. E niente, nessuno al mondo potrà fermarmi, 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 fermarmi. C'è un'onda che va, oh! C'è un'onda che viene, che va, Sei tu? oh! Che viene, che va, oh! Che viene, che viene, che va. Positivo. Allora, chi è che mi dice dove andiamo stasera? Andiamo in pizzeria! Con l'amica di Nicole, vero? E c'è anche un'amica della la Virgi, sì. direttrice di Nicole, Eh sì. E Sofia cosa mette di bello per venire in pizzeria? Vestitonna! La gonna! Wow. È vero, papi, Nicole non ha più calzamaglia, è diventata altissima e le stanno tutte Che bello! Sentivo io che eri aumentata di mezzo chilo. È vero, Niki. È diventata altissima come una giraffa e non le va più bene neanche una calzamaglia dall'anno scorso. E c'è